Salve a tutti ragazzi, sono Pacinco, come vi disse nel primo video, e oggi siamo nuovamente con Infinity 8 che è andato a chiudere la finestra, comunque su una nuova miniserie che non continuerò mai, non lo continuerò mai sta miniserie perché non mi piace sinceramente come gioco, anche se è stato valutato moltissimo. Infinito dell'8, vieni qua, va. È andato a chiudere una finestra. Comunque, siamo su... Undertale! Siamo su Undertale, io ve lo dico, raga, non continuerò questa serie perché... Sto cazzo di coso. Non mi piace Undertale, cioè è stata un'idea sua come Minecraft, quindi io sinceramente lo continuerò con lui magari, ma io da solo non vedo il perché dovrei continuarlo. Direi di resettare. E che cazzo è? Ah no, perché l'avevano già iniziato. È stato scelto, Upe. Va bene, Upe? No, come nome. Va bene. Ma che cosa vuol dire? Upe è nome, Ma come fa a Peppino. sapere chi sono? Oh! Che cazzo sei? Se gioco Upe ti manderà in triple cervello. Oh cazzo, è un problema. Ah, è un RPG. Eh sì. Guarda che bello. È un fiore. Sono Flowey. Flowey il fiore. Le scortese fingere di non sapere chi sono. Va bene. Qualcuno deve insegnarti le buone maniere. Suppongo che toccherà al caro vecchio me. E va bene. Pronto? Cominciamo. Allora, Upi, io ti dico che ci sono due modalità per fare sto gioco. O la full pacifist, la normal e la genocide run. Solo che se fai la genocide non puoi fare la pacifist. Quindi sarebbe meglio di fare prima la pacifist o la normal. Però ti consiglio di fare prima la pacifist. Ah, ho capito. Quindi non devi uccidere nessuno in pratica. Vabbè, vedi, quel cuore è la tua anima. E come del tuo essere. In pratica tu puoi muovere questo cuoricino in questo quadrato. Ben capito. Si guadagni molto LV. Secondo te cos'è LV? LV, no? Cosa sono? LV secondo te cos'è? È il vizio. No, LV. Che senso? Secondo te cosa dovrebbe significare in un videogioco LV? LV. La vuoi? Te la do. No, sarebbe di solito nei videogiochi livello. Però invece LV sta per love in questo gioco, sta per amore. Ah, capisco. Un po' di amore, vero? Cioè, ti vuole dare un po' di amore questo fiore, guarda che bello. Oh, che bello. Pallottole di amichevolezza, secondo te le devo prendere? No. O proverò a non prenderle. Spostati, ma me l'ha detto anche lui. Mi mancate. Ma si sta incazzando il fiore? Riproviamo, ok. Ma io mi devo. Io non mi fido. È uno scherzo. Ma perché mi dici sei. Sei ritardato, vai contro i proiettili. No! E perché devo andarci? Sei incazzato il fiore. Ma che cazzo? Cosa di faccia c'è? Va bene. Ci sono le cose qui, vero? Ma cosa vuoi? Ci tieni a farmi soffrire? Ma scusa, se le prendi cosa succede? Mi sa che mi fa scendere gli HP. Ah. Mi soffrire. Ok. Crepa! Va bene, ma non posso uscire, ma muoio. Ma come cazzo ride? No, ma soprattutto come muori adesso? È culo, questo è culo. La fiamma. È un nostro amico e compagno di classe. Che creatura? Ma cos'è? È un incrocio tra una capra e una mucca. Esatto, giustamente. La chiameremo non È il dio degli animali. la chiameremo nonna capra mucca. Giusto. Sono Toriel. Torrent, quello delle... Torre. Sono un torrent. Chiamami se hai bisogno di craccare le cose. Ti scarico io. Ah, sei il primo umano a venire qui dopo tanto tempo. Vieni. Ti guiderò attraverso le catacombe. A parte che sei un bambino. Che gioco di merda. Di qua.
Va bene, seguiamo sta tizia. Molto raccomandabile. Esatto, troppo fino. Fin okay. Troppo. L'ombra delle rovine incombe riempiendoti di determinazione. Va bene. Lottare HP. Salviamo. Gli morisse il cane. Ma una mucca è mischiata con una capra. Guarda come funzionano le rovine. Ci ho capito tutto. Le rovine sono piene di puzzle. Antiche fusioni fra diversi e serrature. Bisogna risolverli per passare da una stanza all'altra. Ah, è una specie di enigma. Sì, in pratica ci sono degli enigmi. Va bene. Quindi dovrai attivare vari interruttori, non preoccuparti. Ho etichettato quelli che devi azionare. Va bene. È intuitivo questo gioco. Molto intuitivo. Ma io premerei questo. Premerei questo. No, no. Vuoi premere l'altro interruttore? Te l'ho persino segnato. E io voglio. Ma fammi premere questo. Te l'ho detto che è un gioco di merda. Va bene, premo questo. Splendido. Sono fiero di te. Esatto. Vicino. Passiamo alla prossima stanza. Interruttore non funziona neanche. Va bene, non funziona. Dovrò attaccarti. Ah, cioè mi devo allenare con una roba. Contro un mostro entrerai in un. Ma c'è quattro occhi sto cazzo di coso? No. Che cazzo è sta roba? Ah no, sono le sopracciglia. Minchia, ma sono fatte malissimo. Che cazzo è? Mentre sei nello scontro, conversaci amichevolmente, perché io devo parlare con i mostri. Certo. Uè, vieni qua che ti do un bel pugno in faccia. Vieni. Vieni, vieni, che ti faccio malissimo. Io verrò a risolvere il conflitto. Ah, quindi lei viene ad aiutarmi. Che vita di merda se ti aiuta una cosa così, eh. Media. Ecco, sono in uno scontro, ho incontrato un po' alla prof... il fantoccio. Un po' alla? Prof, non dico quale prof perché potrebbe vedere questo video, quindi andiamo avanti. Ecco, ho incontrato un fantoccio. Esatto. Cosa faccio? Cioè, pietà, oggetti, agisci e lotta. Vuoi dire, agisci. Fantoccio. Parla con un fantoccio. Parla al fantoccio. Non è un caccherone, è un fantoccio, cosa vuoi che parli? Giustamente. Torrent ti chiama e ti dice hai vinto. Guadagni... Ho vinto 0 XP e 0 monete. Va bene. Cazzo, sono tantissimi 0 XP e appunto, monete. Cioè, va che sono tantissimi. C'è un altro puzzle in questa stanza. Chissà se puoi risolvere. Cioè, io in Clash Royale o meno, fidati. Cioè, io devo risolvere un puzzle. Oddio, che c'è? Cranocchio ti attacca. Parliamo. Luminaccio. No, complimento. Complimenti. Non ha capito che hai detto, ma ne è comunque disingato. Ma che cazzo gli faccio? L'hai visto? Ma perché 0 XP e 0 monete? Devi ammazzarlo per avere XP e monete. Probabilmente per le monete no, non credo. No, le monete no. Non devi scendere per le monete. Oh, e andiamo. Mamma mia, che balena. Questo è il puzzle, ma? Il puzzle. Il puzzle, prendi, il puzzle. Prendi un momento la mia mano. Come ci ha messo? Sei proprio un coglione. Sei proprio un coglione, cazzo. No, niente. Niente. Vabbè. Perché non si è messo il time? I puzzle sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Va bene. Sei stato bravissimo finora, tesoro mio. Oddio. Mo già tesoro mio. Sì, è perché qua. Tuttavia, ho una richiesta difficile da farti. Cos'è? Un incesto si scopano sti due. Che cazzo è? Vorrei che percorressi tutta la stanza da solo. Perdonami per questo. Ma che cazzo lo scappa sta bastone. Bastone, esatto. Sta bastone. Mi lascia da solo, sono un bambino. Sono un giapponese. Dai, potevano scopare, cazzo. Facevano un incesto bellissimo con uno che ha le gambe da. Vabbè, facciamo perdere. Ma veramente. Quanto cazzo è lunga sta stanza?
Ma che cos'è? Ma le liane lì che cosa sono? Oh, ma sei qua dietro, sta battone qua dietro. Oh, ma vuoi uscire? E muore adesso. E va bene. Ma guarda, non sapevo che eri là dietro. Saluti tesoro. Non preoccuparti, non ti ho lasciato. Ero semplicemente dietro questa colonna tutto il tempo. Sì, mi ero notato, ma l'avevo notato già da prima. Grazie per esserti fidata di me. Ma tuttavia, ho avuto una ragione importante per questo esercizio. È un esercizio. Esatto. Matematica. Sì. Ha preso 10. Mettere alla prova la tua indipendenza. Devo occuparmi di alcune cose. Ora dovrei restare da solo per un po'. Ok. Resta qui per favore. È pericoloso esplorare da solo. Io ho una vaga idea che non l'ascolteremo di restare qua. Appunto. Ecco. Ho un'idea, ti darò un cellulare. Cazzo, giochiamo a Clash Royale? Se ti serve qualcosa, devi solo chiamarmi. Fai il bravo, va bene? Cos'è, la mamma che dice al figlio: fai il bravo a scuola, però non usare il telefono, visto che te okay. lo do. Cosa? Grazie prima. Cellulare. Chiama la mamma. Flirt. Flirtiamo. Cos'è, un orgasmo? Che carino, potrei pizzicarti le cannucciate. Di certo puoi trovare di meglio di una vecchietta come me. Cazzo, un incesto tra l'altro granny. Ok, no, basta, non facciamo ste cose. Dopo non va family friendly sto video. Beh, vabbè che alla fine non monetizziamo, però potrebbero bloccarci. Non hai lasciato la stanza vera? No, non l'ho lasciata. Ma va, ci figuri. Ci sono dei puzzle che devo ancora spiegarti. Sei pericoloso di entrare di salire da solo. Fai bravo. Va bene? Va bene. Click. Cra cra cra. Scusami, umano. Ho dei consigli su come combattere i mostri. Vabbè, adesso interessantissimo. Io adesso in poi. Io faccio, tu leggi. Perché? Perché non ci voglio di leggere. Neanche io ci voglio di leggere, non siamo a scuola. Vai. Ad alta voce. Vabbè. Non riesco a leggere. Siamo alla gola. Se agisci in un certo modo o lotti fino ad averli quasi sconfitti, potrebbero non volerti più combattere. Se un mostro non vuole combatterti, per favore, pietà. Elargiscigli pietà, umano. Cra, va bene. Ma cos'è quella? Aspetta, la stanza di prima è nella stanza di prima? Cos'è quella roba lì che luccica? Quella lì. Quella là che luccica nel coso di cose. È un checkpoint. Ah, è un checkpoint? Sì. Non puoi fare niente? Rotolati precisamente tra le foglie, ti riempi di determinazione. Giusto, recupero totale HP. Saliamo. Fogliame. Ah. Vediamo. Che gioco di merda. Dice, prendetene una. Prendi una caramella. Caramella, sì. E poi su una caramella. Premi C per aprire il menu. Ci apri il... oggetti, immagino. E poi caramella. C'è un mostro caramella. Usa. Cura 10 XP. Ah, HP, vabbè. Beh. HP è la vita, XP sono i punti esperienza. Eh sì. LV livello. Chiamato amore. Giusto. E vabbè. Cos'è successo? Frignolo. Fai pietà. Vediamo che cazzo succede. Risparmia 0 XP, 0 monete. Poi non capisco perché. Manco io. Vabbè, cadiamo. Ma come cazzo siamo usciti da quella roba che avevamo visto? Bene. Dream, pronto sei? Torrent. Sei Torrent. Io Torrent. Dai, Torrent. Per nessuna ragione in particolare, come preferisci? Mo o Cannella? Di se mi fa delle canzoni, se mi scarica delle canzoni in MP4. Dillo, Torrent. Preferiamo la cannella o il Mou? Cos'è il Mou? Mi sa che sarà tipo... Boh. Il Mou è Bow. Boh, non lo so, magari il Mou è Bow, non lo so. Ok, prendi sì. Per la cannella. Sì, la cannella. La cannella è che fuma la bidella. Andiamo avanti. Quando gli umani cadono qui, seriamente io sento spesso di conoscerli già. Esatto. In vero, quando ti vedi la prima volta. Senti. Sentiti di vedere un vecchio amico. Di vedere amico? Un vecchio amico vede, per la prima volta. Io ho gli occhiali, però non li uso in video. Beh, grazie per la. Cioè, io ho gli occhiali, raga. Oh, che cazzo vuole? Continua la chiamata.
Io ho gli occhiali, però non li metto in video, vero? Perché sto male con gli occhiali in video. So qual è la tua preferenza, ma sorceresti il naso se te ne trovassi nel piatto? Certo, certo, capisco. A proposito, grazie per la tua pazienza. Va bene. Perché devi essere paziente con questa qua, sennò. Va bene. Adesso lotta. Mai. Visto che lo dobbiamo fare in pace fist, non dobbiamo uccidere nessuno. Quindi risparmiamo. Ma che palle, non ci danno monete. Neanche XP. Vabbè, l'XP di solito si uccide. Non soffro di allergia, vero? Soffro di allergia alle capre, gli avevo risposto. Meglio sono stronzo fino alla fine. Lo sai che qua è un casino, vero? Buchi, ci sono i buchi dappertutto, vero? Sì. Ma stai andando a casa adesso? Praticamente. No, cazzarona. E c'è, mi sa che è questo. Cioè, mi sa che dove ci sono le foglie mi fa cadere. Vabbè. Cranocchio. Agisci. A fare comprimento. Non ho capito cosa hai detto, ma ne è comunque lusingato. Forte rossore, cra. Va bene. Ah, quando è giallo. Due monete. Ma scusa, se fai fuggi cosa succede? Ti dai XP alle monete? Mi sa di no, che mi fa fuggire e mi fa perdere le monete. Bah. Ah, qua ti minchia, quanto ci metterai qua, porca puttana. Madonna. Su due adesso. Adesso, devo fare con... Ah, mi sa che quando la scritta è gialla... Mi sa che li posso già risparmiare. E se ne vanno via. Complimentiamo Cranocchio. Mi sa che se facciamo certe cose con dei mob, poi dopo li possiamo risparmiare. Porca puttana. Ma che risparmiamo. Ok. Due monete. Cioè due monete stavi perdendo, però vabbè. Beh, ho guadagnato due monete. Devi mettere del posto qua. Ma che due coglioni. Poi di Cranocchio. Salta verso di te. Complimento. Non ho capito cosa hai detto, ma ne è comunque lusingato. Scommetti, sì. Occhio a due rane che adesso ti vengono addosso, esatto. Oddio. Il Cranocchio B, perché si chiamano A e B. Giusto. Grossore. Allora. No, cazzo. Sembra aiutante con me. Fuggi. Risparmiamo. Quattro monete. Finché. Adesso te ne fa un altro, scommetti. E là. Socio? Ah no, socio, io non leggo, raga. Socio. Credete che potevi. Spintonare. Cos'è che c'è? Spintonarmi. Spintonarmi. Che mi chiedi di spostarmi? Ok, sono per te. Per te. Zuccotto. Zuccotto. Avevo letto un'altra cosa. Eh sì, però si deve spostare sulla piattaforma. Vuoi che mi sposti un altro po'? Va bene. Va bene così. La parte contraria. Deve essere sbagliata. Ok, credo di capire. Ci sposta la sfa lui. Bastardo. Lì. Ecco, restaci, bravo. Madonna, sì. Un checkpoint questo? Sì. Ok, raga, direi che possiamo concludere. Aspetta. Qui. Un qualcosa. Sento un bip. Un topo. Sei un topo, probabilmente. Ormai ci è rimasto qui molto tempo. È incollato al tavolo. Va bene. Un giorno il topo potrebbe uscire a prendere il formaggio. Ti riempi di determinazione, sappiamo. Ok, va ci risiamo. Va bene. Sono già andato. Prima non abbiamo fatto niente col topo. Siamo rimasti lì un attimo. Poi siamo andati via. Poi vabbè, siamo ritornati. Il fantasma qua continua a dire zzz ripetutamente, fingendo di dormire. Va bene. Lo sposto con la forza. Sì. Sì. Dobbiamo usare la forza come Luke. Aspetta, però. Se tipo. Non è pacifico dopo. Allora. Allora no. Facciamo no. Au! Mi sa che dobbiamo spostare quella forza. Mi sa di sì, allora. Eh sì. Vabbè.
è con Upstablock. Ok raga, abbiamo tagliato tantissime parti perché cioè era lunghissimo, il video sì. Veniva veramente di 60 minuti di un'ora, quindi non mi pareva affatto il caso di continuarlo, ecco. Non so se lo continueremo. Cioè lo continuiamo adesso. No, intendo, lo continuiamo nel prossimo episodio o no, adesso sarà una serie unica. No. No, adesso passo in un episodio. No, non li butto in un episodio. Ah. Intendo, cioè lo facciamo in un altro episodio o no, questa qua è una serie unica, cioè una serie con un unico video. Un video solo forse oppure la, una serie? Forse la continuiamo. Forse non c'è nulla che... Ho trovato un coltello. Buono. Comunque raga, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. No, ancora, aspetta. Al canale. È arrivata la tizia. Vabbè. Ancora sta capra di merda, oh. Sì, tesoro, sei ferito. Chi ha fatto questo? Però scusa, non ho più. Va bene. Sto venendo con sabbia. Beh, sono... Non potendo più nascondere, vieni. Picco. Vabbè, questo l'ho fatto un bar. Ogni volta che questo è il fondo. Non sento più. Beh. Ecco, questa c'è. Vedere una cosa così graziosa e ordinata nei rovini della determinazione. Salve. Io direi che questo video si possa concludere qui. Esatto. Abbiamo fatto quanti video? Boh, 4. 4 e devo editarli tutti io. No, tranne uno. Tranne uno, vabbè, l'abbiamo editato insieme. L'ho editato io per la maggior parte. Vabbè, io ti dicevo cosa fare e lui procedeva. E adesso mi tocca editare 30 milioni e 625 mila video. Quindi adesso 3 video. Con il programma che crash e non risponde. Lasciamo perdere il mio programma che è bellissimo. E nulla raga, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella raga, sono stanchissimo, me la merito questa iscrizione, questo mi piace. Ma io ragazzi direi iscrivetevi anche al suo anche canale. Un mi piace per questa faccia, che questo ha sempre gli occhi chiusi, cioè sono delle righe gli occhi. Sì infatti sono chiusi e cammina normalmente. Sono un po' quello di un nostro compagno di classe in classe appunto. Ho capito. No. Vabbè dopo ti spiego. Ciao ragazzi.